La Tua Etruria ha partecipato alla serata inaugurale del Tuscio Opera Festival, iniziato con un trionfale Gianni Schicchi, che ci sarà modo anche di ammirare di nuovo nei prossimi giorni. La giornata però dell'inaugurazione del Tuscio Opera Festival è iniziata con un pensiero per Alessandra Corsi, a cui è dedicata questa sala stampa, come dimostrano le immagini. Come avete pensato ad Alessandra? L'abbiamo fatto col cuore perché Alessandra l'anno scorso una delle ultime cose che ha fatto, una delle sue ultime uscite è stata la nostra conferenza stampa, quindi era un'amica, era una persona carissima e ce lo siamo proprio sentito, proprio dal cuore è venuto, ecco, quindi abbiamo dedicato questa piccola sala con tutte queste belle foto, tutto qua. Un pensiero, un ricordo per Alessandra. E passiamo alla musica. Questa sera è iniziato in modo trionfale, una bellissima esecuzione sia da parte dell'orchestra, sia la regia e anche lo stesso Alfonso Antoniozzi, che in questo caso ha fatto da protagonista. Soddisfatto? Molto. Intanto un pubblico grandissimo, non me l'aspettavo perché comunque non è questo un titolo di repertorio, è un po' inusuale, è un capolavoro straordinario di un'ora e tutti lo sappiamo, chi non lo conosceva è rimasto stupefatto, grandissima orchestra, grandissimi ragazzi, Antoniozzi non ha bisogno di commenti, cioè, è un'eccellenza, quindi lo spettacolo meglio di così non poteva andare, ecco. Sicuramente si è notato anche un cast molto affiatato, hanno seguito alla lettera, immagino, i consigli di Alfonso. Sì, abbiamo provato tantissimo, abbiamo fatto una settimana dalle 6 a mezzanotte, dalle 8 all'1, alle 2, alle 3, insomma si faceva nottata, però ecco, il risultato poi si è visto, Alfonso l'ha guidati per mano sul palcoscenico, sono giovanissimi, però insomma mi sembra che abbiano risposto veramente, veramente bene, era impeccabile l'esecuzione. Sicuramente è stato un bellissimo Gianni Schicchi che si potrà ancora vedere il 15 e il 21 e il Tuscio Opera Festival ovviamente è solo iniziato con questo appuntamento con l'opera e prosegue. I prossimi appuntamenti? Domani c'è una cosa un po' particolare che sarà su questo salotto proprio che sposteremo sul palcoscenico di Piazza San Lorenzo. E io avrò l'onore, diciamo anche la curiosità di intervistare Giovanni Allevi su questo suo nuovo libro per chiedere un po' di curiosità, un po' di spiegazioni su quello che è, diciamo, il suo personaggio e anche lo sentiremo suonare. Alcuni brani, quindi sarà una serata così un po' conviviale, diciamo. Quindi un sabato speciale dedicato a Giovanni Allevi e poi tanta. Poi danza, tanta, tanta danza quest'anno, il balletto del Sud con Carmen, Raffaele Paganini che torna per il terzo anno col suo spettacolo, e poi il Lago dei Cigni il 18 con la compagnia di San Pietroburgo, un bellissimo allestimento, il teatro con l'Avia, il Gian Burrasca di Elio con le note di regia di Lina Vermiulli, le musiche di Rota, l'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, la Giovanile, cioè la Junior Orchestra col coro delle voci bianche, 200 persone, la nostra messa dell'incoronazione che girerà un po' per la Tuscia, andrà a Soriana, andrà a Tarquinia, poi ce l'avremo qui il 4 di agosto e poi tante, tante altre cose. Il programma è vastissimo, ci sarà anche una riedizione da Suor Angelica con una regia di regista americano Michael Capasso, molto bravo, che porterà questa sua idea, è un esperto di Puccini, sarà un allestimento particolare dentro Palazzo dei Priori, quindi c'è tanto da vedere. C'è ancora tanto e basterà venire in Piazza San Lorenzo, soprattutto sentire in Piazza San Lorenzo, nelle altre location del Tuscio Opera Festival e per qualsiasi informazione il sito internet è a disposizione. Poi sarà ogni sera, mi sembra di aver visto dal programma, ogni sera musica. Ogni sera e poi non abbiamo detto la cosa più importante, quest'anno la fusione col barocco, col Festival Barocco, la 41esima edizione, in forma un po' ridotta ma di straordinario livello, ospiterà 6 concerti, Europa Galante il 29 inaugura con Fabio Bianchi,
Biondi e poi chiude il Festival Barocco e chiude il festival complessivamente il 17 di agosto con Ramin Bahrami, che rifarà insieme alla Camerata Monteverdi, che abbiamo fondato lo scorso anno, diretti da me, che avrò l'onore di dirigere Bahrami in questi concerti per pianoforte di Bach. Quindi... E quindi la grande musica è finalmente tornata a Viterbo.